dice tu? Grazie. Fatto bene? No, grazie, sì. Ha portato qualcosa. No, grazie. Grazie. Ciao, come stai? Di chi vi piacciono le camicie? Io. Da voi. Colace. Vabbè, lascio qua. Panettone. Ma tutto fatto? Sì. Ehi, sono le preghiere. Due settimane fa sono stato là, c'era la polizia. No, sì, sì, hanno un amico. C'è venti di pane qua dentro? No, qui ci sono panettone e arancia. Perché non siete là che c'è il sole? Cosa fate qua al freddo? Siamo abituati di tutti. Per lui non abbiamo niente da fare. Abbiamo scelto. Là c'è più sole, si sta più caldo. Sì, io andrò lì. Che bel pesce che avete preso, cos'è? Salmone? Salmone, lui è Enrico? Del monte plastico. Forse.
Dai, mangio, è buono. È buono, te lo giuro. Baciate voi che avete bisogno. Ho la pancia piena. Ho mangiato pizza la mattina con tonno. Quando? Oggi? Sì, stamattina. Ho fatto colazione. Gesù Cristo. Sì. Gesù Cristo, se mi dà lo prendo io. Sono musulmano. Credi a Gesù? Sì, mi dà. Se non lo credo, non sono un musulmano. Io nel mio Corano c'è il suo nome. Io, se io le tiro via, voglio dire che ciao, io non sono il suo Corano dice che i profeti dicono. Quindi, allora, nel mondo Dio ha creato tutto, è lui che voleva creare così. Almeno che facciamo uno e squadra là e squadra là, ognuno fa la sua volontà. Ma Gesù Cristo è un profeta. Gente che gioca con lui ti spiego tutto. Ma non con cani, Gesù Cristo è un profeta. Allora, se tu hai iniziato. Scusami, ho le abbere qui, Anche se vuoi, io creo gente che non hanno piedi e c'è tanti ansi. Gente che non sono nato con mano, c'è tanto. Lui ti fa vedere la sua creazione per farti credere che sono io Dio. Deve credermi che io posso fare tutto. Perché la gloria di Dio è manifestata anche nella sua creazione, tutto il creato. Tutti le professori sono... Guarda, tutti 300 che sono tutti le stesse squadre e tutti davanti a Dio. Chi non va davanti a Dio per perdere. Gesù, se tu credi, Gesù ha detto, io sono ma Gesù avevo detto che c'è un ultimo che arriverà. Credete sue parole. Tre Corano che c'è, l'Angela, Tauretta, Corano e la Bibbia. Tutti quelle cose l'hanno cambiato, aspetta. Ma avevo detto Dio che c'è l'ultimo che arriva nessuno puoi cambiarlo. Sì? Capito? È vero, il Corano nessuno puoi cambiarlo. Tanti mondo hanno provato, è impossibile. E tanti gente che non credevo alla profeta. Io non ho provato il Corano, niente. È un profeta. Un Dio, nessuno può mettere i corocchi nel suo dosso e lì, è impossibile. Allora, perché è venuto per servire, non per essere servito. No, anche se è arrivato per servire, loro non hanno il diritto di mettere i corocchi sul suo dosso, non hanno il diritto di mettere sul croce con delle cose dure. Mette qualcosa, no. È andato, quando loro volevo prenderlo. Quando loro vorrebbero prenderlo, è andato, quando lo girato c'è un altro che hanno visto, somiglia. Ma Gesù è andato via. Mamma mia! Quando è andato via? Quando ostia. Ossia.
quando è andato via è perché non era con me. Oh, ma lo qua. Vai lì, almeno che fai per cosa, ti devo chiamare anche lì. Cosa ha fatto? Cosa ha fatto? È caduto di là. Chiama la, cambiamo l'ambulanza. Ha picchiato la schiena? Sì, è caduto di là. Eh? Occhio, zio. Calmati, eh. Raccomandi, eh. Occhio. Vuole che chiamiamo qualcuno? No, lui parla. No, no, non serve. Ok, zio. A posto. A posto? A posto, dai. Se vuole chiamiamo. No, non lo so. Lui è quello della TM per Milano. No, arriverà adesso. Sempre se disposti di dare i nostri, no? Dio la benedica, se hai bisogno, siamo qua, chiamiamo. Arrivederci. Ciao. Guarda fratello, quello che mi hai detto prima. Io sono il buon pastore mette la sua vita per le pecore, il mercenario che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo. Abbandona le pecore e si dà alla fuga, e il lupo le rapisce. Lo sa perché? Sa perché? Sa perché? Ognuno deve essere pastore suo e stesso. Siamo tutti pastori. Lui faceva le indicazioni. Dobbiamo fare il bene, dobbiamo guidare la gente. Sì, sì. Sì, ma per essere original credente bisogna da parlare con Muhammad, che è l'ultimo, e l'hanno dato qualcosa che non hanno dato a nessuno, nessuno. Guarda la Mecca e com'è. Diverso. Tu hai detto che nessuno a Dio gli mette la croce, no? Gli mette per caricare la croce. Però guarda cosa ha detto Gesù: per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per ripigliarla poi. È lui che ha deciso. Sai perché l'ha fatto questo? Per salvarci dai nostri peccati. Se noi gli crediamo, noi siamo purificati da questo. Perché non puoi rimanere senza fare peccati invece di confiare? No, non possiamo, non possiamo. E allora noi abbiamo scelta, noi abbiamo un modo. Sempre deve dire astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Capito? Anche non vuole entrare, andare nel peccato. Dici astaghfirullah, andrà il peccato. Capito? Sì, prete la Daniva Khan, con uno ti manda con lei, mi manda il buer di giai di or vuole me. Ma il bagas, mi manda il giai di or vuole me. Chi? Mako da ka jangal li mako wax mu ngoy deg bu baax ba nek ba da ci bu la jog man no ma tek parso bokku ni gal bokku ni nday baay juro ma jaban nday wayu ma la kanya de ligey mu man may yoron di yoron kenen kenen di la yoron ni si ci amu fi yalla bi ni ti jël wërse gis nga dal bu yalla ta sa ni ma ti jey won yaangi ni dag suñu waxtan ba pare na fatara yare e quelle gente di l'inferno vedi come ha tagliato la nostro discorso. Persone di l'inferno. L'inferno non è stato fatto per...
no, perché è un augurando che hai fatto. Sappiate che la religione non salva nessuno. Comunista non credo in cavolo pure lì. Io pure a quel giorno per me. Non mi sembra buddista. Arrivo io. No. Ciao, te. Vado a bere il caffè. Non lo vuoi più carbone? Te l'ho portato. Sembra che io sto facendo per voi, ma siete anche voi che state facendo per me. Perché mi date la possibilità, è un ricambio, mi date la possibilità di amare il prossimo. Sì, è un ricambio, sì, questo è vero. Sì. E anche lui, io vedo questo che voi fate per me. È vero, è verissimo. Come tu fai per gli anche prendi da noi. Io mi sento in pace. Io non dico nessuno, obbligo nessuno a credere. Io credo al Signore. Credi. Io so che il Signore Gesù mi ha dato questo esempio nella vita. Io ho giocato tanti anni di cristiano. Credi, mi sto predicando religioni, fratelli. Siamo uno di quello che crede, l'altro crede con le giustizia, amore, misericordia. E basta. Buongiorno. Ehi, giallo. Nagaleo. Capito? Naisa. Amore e misericordia da noi vuole. Allora, io ti sono credo una religione. Vado a bere un caffè, fratelli. Fratello, è quella tua nipote. Io che ti vuoi va bene, visto è andata bene, Ciao sorella! Ti va benissimo! Cioè! Anche quello, sì! Vogliamo parlarne! Cioè! Io ti benedico. Grazie mille e te ti benedico. Grazie mille. Gentilissimo. Da chi sta? È perfetto, ti sta benissimo. Quando ce l'hai roba? Certo, posso. Sempre. Anche per il bambino. Sì. Appena ho qualcosa arrivo. Buongiorno, sì. Sì, se tu parti a lui, non ti posso partire. Dopo lei che è lui, te li dà. Grazie mille. Niente, grazie a Dio. Ciao. Thank you.
Questo hai visto, il diavolo hai visto. Questo hai visto, vero? Sì. Questo è Satana. Tu hai visto la rappresentazione del diavolo? Voglio dire che poi si mette a formare a uno donne si riesce uno ricordarlo con tanti capelli e i capelli facevano così e poi ho guardato la ragazza mia se ne è trasformato in due e poi ho diventato uno rana e uno rana e uno tartaruga. Rana anche hai visto? Un rana sì. Guarda, non c'è uno rana, non c'è uno tartaruga. Guarda, è scritto nella scrittura. Sono spiriti immondi. Per questo se tu leggi le scritture e cerchi Dio capisci tutte quelle cose lì. Guarda, sono tre spiriti immondi simili a rane, quello che hai visto tu. Essi sono spiriti di demoni, capaci di compiere dei miracoli. Anche i demoni sono capaci di compiere dei miracoli. Spiriti immondi di rana, sono demoni, prendono varie sembianze, no? Sì. Anche di rana, sì. E di capra. E non so così si oltrazzi. Io è come se io all'inizio della mia conversione sono stato attaccato due volte. Io come se io non ero più io, mi hanno. Come il mio corpo è così, io sono così, sono qua. Ho capito, perché tu non sei solo il tuo corpo, noi siamo corpo, anima e spirito. No, perché io mi vedevo io che sono qui, diventato pazzo, e io dicevo ma io sono qui, come non ero più nel mio corpo. Sì, e ha durato quasi due ore. Di non so. Tu vedevi il tuo corpo? Sì. Eri uscito dal corpo. Sì, lo spirito era uscito dal corpo. Sì. È vero quello che sì. Ma sono andato con la legge. Aspetta qua, dai. Bravo. Dio ti benedica. Comunque, fratello, se ti capita ancora, fai il nome di Gesù Cristo. Vieni liberato immediatamente. Perché sono sotto i suoi piedi tutti questi spiriti, capito? Prova. Se vuoi preghiamo insieme per ricevere la salvezza. Non c'è una religione da seguire. No, tu devi solo dire. E poi quando sono andati via, sì. Io ho sentito uno potere nel mio corpo. Certo. Quando sono andati via ho sentito una forza veramente che non ho mai avuto. Tu potevi morire in quel momento, nel corpo. Però Dio ancora sta tenendo misericordia di te, vuole che giungi al ravvedimento, alla conoscenza della verità, perché tu sia liberato. Capito? Perché poi ho sentito che sono andati via, mi sono diventato normale. Ma aveva paura, non sapevo, ho visto la mia ragazza si è terribile, lo so, sono esperienze ha diventato due persone alle tre di notte. Mi sono tolto le scarpe, le ho buttate senza sapere che cosa sono. E ho detto vado lì alla fontana, facevo freddo, vado alla fontana, metto il mio pezzo all'acqua. Sei scioccato. Tolto il mio sì. E ho cominciato a pregare su Dio. Però non hai fatto il nome di Gesù. No. Dicevo il Corano. No, non ti liberi col Corano. No. Io non sono contro la tua religione. Ma non vieni liberato. Dopo due ore sono andato via. Senti tu, ho fatto questa cosa quando mi hai visto quella volta. Sì. L'altro ganese, che mi hanno tenuto qua uno, l'altro uno perché hanno visto che
capito? Uno che mi diceva no, prendi, prendi l'estate, prendi questo. Sì. Quello che stavo fumando l'ho buttato, l'ho detto dopo un po', non fumo più. E questo è demone, è diavolo. Così, eh? Io parlavo così. Ho scacciato tutto, la ragazza dice, amore sei impazzito. Gli ho detto, anche te sei un diavolo. Perché sei trasformato in due persone, ti ho visto. Hai visto lo spirito uscire dal corpo. E lei è diventato due persone. Tu hai visto il Baphomet, Satana, col seno e la capra, hai visto proprio il guardo. Te l'ho detto. È quello che ho visto, una capra con il quando seno. Siamo nell'errore, stiamo facendo il male, anche senza rendercene conto. Stiamo dando il potere a quegli spiriti lì sulla nostra vita. Ricevi Gesù come salvatore. Puoi pregare se vuoi, ti guido, io non la pregherò, se no puoi farlo tu da solo. Non hai bisogno di nessuno, non ci sono intermediari. Sei tu, il tuo spirito, che cerca Dio. Gesù l'ha detto. Guarda, ti do una scrittura. Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare, stando ritti nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e chiusa la porta, prega al Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Pregando poi non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno, anche prima che gliele chiediate. Tu stesso non hai bisogno di un credente che viene qua e ti dice prega con me. Se vuoi sì, sono qui, essendo servo di Gesù Cristo, ti guido nella preghiera, se vuoi, però è una tua decisione, cercare Gesù Cristo. Se tu gli dici a Gesù Cristo io non voglio più avere queste esperienze, io ti ricevo come Signore Salvatore della mia vita, liberami da queste forze del male, perché so che sono tutte tue passioni, passo sotto i tuoi piedi. Ti do grazie Signore che sei morto per i miei peccati sulla croce per darmi la vita eterna. Grazie Gesù, ti amo. Basta, lui immediatamente ti dà la salvezza della tua anima. E se tu segui le sue parole, lui ti tirerà fuori da queste situazioni. Ti darà una nuova vita, nello spirito soprattutto. Perché sempre avremo difficoltà nella vita. Non è che se riceviamo Gesù Cristo tutto diventa rosa e fiori. Ci sarà sempre la lotta nella nostra vita, anzi lì comincia la lotta, perché poi il tuo spirito nato di nuovo in Cristo lotterà contro i desideri della carne. Senza lo Spirito Santo, senza aver ricevuto Gesù Cristo, tu non puoi sconfiggere i tuoi demoni. È solo Lui che ti darà la forza. Ricordati, fratello, dopo la scelta è tua, eh. La scelta è tua, la salvezza personale dell'anima. Io posso aiutarti così? Con la verità. Mi è capitato una volta, no? Io lo so quello che hai visto, perché l'ho visto anch'io. Io l'ho vissuto sulla mia pelle, non ti sto raccontando cose che non ho vissuto. A me mi hanno persino, sono persino salito sul petto, mi schiacciavano, non potevo respirare all'inizio della mia conversione, perché il diavolo non voleva che io veniva liberato.
lontano quanto la mia conversione. La realtà è spirituale. La realtà spirituale è più reale di quello che noi vediamo, questo immateriale. È solo questo, questa materia è solo provvisoria per un tempo. Perché tutti riusciamo a venire alla conoscenza di Dio, tutti siamo salvati. Che Dio non vuole la morte di nessuno, Dio vuole che veniamo salvati. Grazie a Dio che ti ho visto ancora. L'altra settimana sono stato ancora là, c'erano già solo due coperte, tutto chiuso, non c'era nessuno, poi sono tornato indietro. Però loro qua mi hanno detto che ti conoscevano, che venivi anche qua. Prima o poi vedrò anche Babacar. Metti sulle scarpe. Babacar, ricordati, ne? Sì. È importante. Il diavolo di fare il diavolo. Dico che ti amo, Gesù ti ama. Cercalo, se vuoi preghiamo insieme. Adesso? Vuoi pregare con me? Andiamo via dal rumore. Non è morto un'altra persona. È venuto a compiere quello che noi non possiamo compiere. Noi dobbiamo avere la giustificazione davanti a Dio. E questa giustificazione è solo per il mezzo del sangue versato dal nostro Signore Gesù Cristo. Dai, preghiamo, dai. Quando te la senti, dai, tranquillo. Un minuto. E poi ti devo dire? Ti guido io. Ok, vai. Grazie Padre, nel nome del Signore Gesù Cristo. Grazie Padre. Oggi ho compreso che tu sei morto per i miei peccati. Oggi ho compreso che tu sei morto per i miei peccati. La mia anima. La mia anima. Signore, ti ricevo come personale Signore Salvatore della mia vita. Signore, ti ricevo come personale Signore Salvatore della mia vita. Oggi ti ricevo, sono una nuova creatura in Cristo, Signore. Confido in te. Oggi ti ricevo, sono una nuova creatura. Nessun uomo, nessuna religione, niente può salvare la mia anima, solo il tuo sacrificio perfetto che hai fatto per me. Nessun uomo, nessuna religione può salvare la mia anima, solo... Guidami, Signore, guidami perché io ti possa seguire, Signore, comprendere la tua parola. Dammi il tuo Spirito Santo oggi stesso, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Grazie, Padre, nel nome del Signore Gesù Cristo. Credo che sei morto per me, Signore. Per salvarmi, Padre, nel nome di Gesù, a me, Gloria. Io sono figlio di Dio adesso, capito? Siamo figlio di Dio. Prego sempre Gesù che ti allontana dal male, dalla droga, da tutto, confida solo in Dio. Grazie, Padre. Settimana prossima, quando torno, se sei ancora qua, dai, ci vediamo ancora. Hai fatto la scelta giusta, migliore per la tua anima, per la tua vita. La parola dice che quando un'anima arriva al ravvedimento ci sono gli angeli in cielo che fanno festa. Dio vi benedica.